La conferenza generale sta assistendo a una nuova iniziativa, visionaria e coraggiosa, chiamata Coinvolgimento Totale dei Membri. Credo con tutto il mio cuore che Gesù verrà molto presto. Ogni membro della Chiesa può fare qualcosa. Questo è il coinvolgimento totale dei membri. Il Signore ha messo nel mio cuore una enorme responsabilità. La responsabilità di aiutare ognuno di noi a rendersi conto che dobbiamo essere totalmente coinvolti nel messaggio di Dio degli ultimi giorni. E questo ha a che fare con tutto, dall'annunciare la parola al vivere la parola, seguendo l'esempio di Cristo in tutto, aiutando le persone fisicamente, mentalmente, socialmente e spiritualmente. Migliaia e migliaia di persone laiche sono coinvolte attivamente nella preghiera per i propri vicini, nel dare lezioni sulla Bibbia, nel distribuire pubblicazioni. Ma qualsiasi sforzo abbiamo fatto finora non è stato un coinvolgimento totale dei membri. La principale sfida che dobbiamo affrontare è il tentativo del diavolo di neutralizzare la nostra missione, il nostro impegno e la nostra attenzione, perché non abbiamo una relazione col Signore. Mi viene in mente ciò che Ellen White ha detto nella Speranza dell'Uomo, pagina 142. Per sviluppare un carattere come quello di Cristo, dobbiamo operare come Lui ha operato. C'è qualcosa nel servizio, c'è qualcosa nel ministero, c'è qualcosa nella testimonianza che porta risveglio nel nostro cuore. Questo è il motivo per cui sono così fiducioso nel coinvolgimento totale dei membri. Ci sono così tanti esempi in tutto il mondo di ciò che Dio sta compiendo attraverso i suoi membri, attraverso coloro che sono davvero devoti a Lui. A Chitungwiza, Harare, in Zimbabwe, migliaia di persone sono coinvolte in compiti specifici per raggiungere gli altri con il messaggio prezioso, visitandoli, aiutandoli dal punto di vista sanitario, o facendo studi sulla Bibbia, o semplicemente accogliendo le persone. Qualsiasi cosa abbiano fatto, erano coinvolti. Nello stesso Zimbabwe ci sono stati più di 980 incontri in contemporanea in tutto il grosso paese e sono state battezzate 30.000 persone. Un meraviglioso esempio a Sant'Antonio, in Texas. Migliaia di persone letteralmente coinvolte nel raggiungere la comunità di Sant'Antonio. Oltre 700 persone sono state battezzate. Quello che davvero mi colpisce di San Antonio, a parte l'eccezionale aspetto sanitario, è il coinvolgimento totale. 1.500 persone coinvolte, ministri che hanno risposto ai bisogni di oltre 6.100 individui che sono venuti, molti dei quali sono rimasti tutta la notte in coda. Ho guardato quello che Dio aveva fatto ed è stato incredibile. A Harare, in Zimbabwe, più di 30.000 persone sono state raggiunte da questa evangelizzazione speciale, che Dio dice essere il braccio destro del Vangelo. Si può lodare il Signore e dire: wow, che bello quello che è successo laggiù, ma cosa posso fare nella mia casetta? Che cosa diciamo dei luoghi difficili del mondo? Che cosa diciamo della cultura postmoderna? So che alcuni luoghi sono più difficili di altri, ma se non crediamo di poter portare le persone a Cristo in quell'ambiente specifico, non lo faremo con nessuno. Voglio dirvi che il Signore ha un compito per ciascuno di noi e Dio vi benedirà, indipendentemente da quanto piccolo o grande sarà il vostro operato. Fare qualcosa dà a Dio motivo per benedire. Il fattore reale è la devozione individuale al Signore e la decisione di seguire solamente Cristo. Come membro della Chiesa, come posso essere coinvolto nel coinvolgimento totale dei membri? La prima cosa che credo sia significativamente importante è mettersi in ginocchio e iniziare a pregare e dire: Signore, mi sto consacrando a Te, mi dono a Te, cosa vuoi che io faccia? Qualsiasi cosa sia, dall'essere un intercessore nella preghiera o concentrarsi nel ministero della preghiera, sia che sia un coinvolgimento attivo nel ministero della salute o nel ministero dell'istruzione o nel ministero dei bambini, sia che sia il ministero dello studio della Bibbia o predicare. Sento una grossa responsabilità affinché ognuno di noi sia coinvolto. Ognuno di noi ha un compito che Dio ci fornisce. Tutti possono diventare missionari di Gesù, sia che si faccia parte di una società sofisticata o un luogo semplice. Dio può usare ciascuno di noi. Gesù ci ha dato un grande incarico. Andate, predicate e battezzate.
L'incarico è per voi personalmente e è per me, indipendentemente da chi siate. Inginocchiatevi e dite a Gesù: voglio fare questo per te. Voglio essere coinvolto in modo totale, completo con tutta la Chiesa, in un coinvolgimento totale dei membri.